Scusatemi Robin, io avrei domande semplici. Io personalmente, consulente, coach, formatore, trainer, specialista, esperto, ma anche piccola azienda, artigiano, tipico, locale, ok? Desidero sapere come fare per iniziare online partendo con piede giusto. Perché tante informazioni, tutti dire a me fare block, fare block, fare block. Allora, suono è block. Ma quando io faccio ploc non succede nulla. Allora, questo ploc probabilmente non è la strada giusta. Chiedo io a te, Robin, tu più internazionale sempre che me. Allora, se ploc non è il rumore giusto da fare, quale è il rumore da fare per partire con piede giusto online? Grazie, Robin. Per partire con il piede giusto online, il mio suggerimento, umilissimo, dettato semplicemente da quelle che sono le mie esperienze, è quello di partire da due punti specifici. Numero uno, definire in maniera chiara e precisa qual è il problema, l'interesse, l'esigenza specifica che vogliamo andare a intercettare online. Perché online le persone non è che vanno a spasso in giro come via del corso a vedere i negozi che ci sono. Hanno o il loro Facebook dove sguazzano un po' vedendo cosa dicono i loro amici e quindi possiamo inserire una pubblicità e farci conoscere, oppure vanno su Google e cercano l'argomento, il problema, il tipo di servizio o la cosa che vogliono conoscere meglio. Starei quindi molto con i piedi per terra, partendo dal problema che le persone hanno e che tu desideri risolvere. Il secondo elemento importante è definire bene qual è la tribù alla quale vuoi rivolgerti, non qual è il target demografico, ma qual è il gruppo di persone che ha questo interesse, esigenza o problema specifico e a cui tu vuoi offrire i tuoi servizi. Mi spiego meglio. Ci sono persone, ad esempio, che girano il mondo viaggiando e utilizzando internet, ma ci sono alcuni che lo fanno per motivi strettamente di lavoro. Sono consulenti che devono viaggiare continuamente da un continente all'altro per partecipare a riunioni strategiche, a conferenze ed eventi. Ci sono altri che girano il mondo viaggiando e utilizzando internet, che invece fanno parte di organizzazioni non profit, umanitarie e che vanno a prestare i loro servizi e dare soccorso a persone che sono in difficoltà. Ci sono altri ancora che girano il mondo viaggiando e utilizzando internet perché sono appassionati di viaggiare tanto quanto di internet e di scoprire il mondo e le persone che vivono nel mondo. Si fermano in un posto un mese, poi vanno a vivere in un altro per 3 mesi, poi in un altro ancora per 1 anno. Sono i cosiddetti nomadi digitali. Tutti e tre questi gruppi di persone girano il mondo viaggiando e utilizzando internet, ma sono 3 tribù molto diverse. Il mio suggerimento quindi è di definire in maniera molto chiara qual è la tribù alla quale ti vuoi rivolgere, perché avendolo ben definito puoi adottare il linguaggio, la terminologia, le espressioni e empatizzare meglio con le esigenze, i problemi e le necessità che la tua tribù può avere. Quindi sono due cose relativamente semplici da capire, ma il percorso è questo, la direzione è questa qua. Uno, definire precisamente qual è il problema, l'interesse, l'esigenza che vuoi andare a risolvere. Numero due, qual è la tribù di riferimento, perché vuoi capirli meglio e adottare il linguaggio, lo stile di comunicazione che le persone che fanno parte di quella tribù hanno. Thank you.